Quanto costa SharePoint? È una domanda che mi fanno spesso i nostri clienti, soprattutto quelli nuovi, soprattutto quelli che si affacciano a questo prodotto di collaborazione, di comunicazione interna, di digitalizzazione di processi. Molto spesso io cerco di spiegare un po' le cose dall'inizio, che è quello che farò oggi. Di fatto SharePoint ha differenti versioni. La prima versione, che è fondamentalmente nata una ventina di anni fa, anzi forse un po' di più perché è già stato festeggiato il compleanno dei 20 anni di SharePoint, è SharePoint Server, SharePoint On-Prem detto anche, cioè la versione di SharePoint che viene installata nelle macchine della vostra rete, ok? Questa versione ha avuto vari numeri del tempo, siamo passati da SharePoint 2001, SharePoint Portal Server 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, che è la penultima, e adesso c'è una Subscription Edition, sempre in modalità on-prem. L'altra versione di SharePoint invece è quella online, si chiama proprio SharePoint Online, che è all'interno della suite Microsoft 365. Ecco, oggi vedremo bene i costi di SharePoint Online. I costi di SharePoint Server sono un po' variabili, variano di fatto in base al tipo di architettura di macchine che vuoi mettere in piedi e al tipo di licensing che hai con Microsoft fondamentalmente. Di fatto, avere SharePoint Server installato sui vostri PC necessita di avere diverse macchine Windows Server. Sicuramente un'installazione minima di fatto prevede una macchina di back-end dove oltre al licensing del sistema operativo dovete prevedere licensing di SQL Server, che è il database dove SharePoint salva tutti i suoi dati, le sue configurazioni. Poi dovete avere una seconda macchina almeno per il front-end, cioè la macchina dove c'è il web server, dove viene installato SharePoint, ed è la macchina che risponde alle richieste di tutti gli utenti che utilizzano il portale, che sia il portale internet, che sia il portale di documentazione, è indifferente. Poi di solito un'installazione minima prevede almeno una terza macchina in cui sempre oltre al sistema operativo, quindi al licensing del sistema operativo, noi dobbiamo prevedere, diciamo, web server che fa girare i servizi che servono a SharePoint per funzionare. Per esempio, c'è il servizio di indicizzazione della ricerca, quello della gestione dei content type e tanti tanti altri. Ok, non entriamo in questo dettaglio oggi perché ci vorrebbe un po' di tempo. Quindi, di fatto, per un'installazione minima ci vogliono almeno 3 macchine, che vuol dire il licensing di Windows Server appunto per 3 macchine, più il licensing di SQL Server, più il licensing di SharePoint Server, ok? E quindi insomma c'è un certo tipo di investimento a cui pensare, e soprattutto se avete un'azienda un po' grande, per cui magari 3 macchine non bastano, perché magari volete mettere tanti dati in SharePoint, avete tanti utenti che usano il sito di comunicazione o la parte documentale, e allora queste 3 macchine possono diventare 5, 8, 10, 12. Non c'è veramente limite perché in base alle performance che devi garantire ai tuoi utenti, devi aumentare il numero di macchine, aumentare le prestazioni in generale, ok? SharePoint Online invece è compreso in Microsoft 365 e ha un licensing specifico. Vi vorrei far vedere partendo proprio dai piani dello small business, quindi per piccole e medie aziende, che comprendono questa funzionalità, cioè la funzionalità di SharePoint Online. Spostiamoci all'interno delle aree di pricing di Microsoft, dei siti di Microsoft. Allora, SharePoint Online è compreso in tutte le licenze che danno servizi cloud di collaborazione ai propri utenti. Quindi prendiamo, come vi dicevo, le licenze per piccole e medie imprese.
abbiamo le Microsoft 365 Business Basic, che appunto contengono tutte le funzionalità di collaborazione più la costa elettronica, e anche, eccolo qua, il nostro SharePoint, ok? Abbiamo poi le Microsoft 365 App for Business, che in realtà contengono solamente le applicazioni client di Office, quindi questo non ha SharePoint. Mentre invece le Microsoft 365 Business Standard e le Microsoft 365 Premium contengono tutte SharePoint Online, ok? Eccolo qui, qua e qua. Di fatto capite bene che scegliere tra SharePoint Server e SharePoint Online per una piccola media impresa è, diciamo, una scelta molto semplice. Perché? Perché oltre a tutte le funzionalità che ci porta SharePoint e che trovate nel mio video sulle 7 principali aree tematiche di funzionalità che ci sono su SharePoint, capite che se sfruttate questi piani, oltre ad avere tutte le funzionalità di SharePoint Online, potete avere anche la posta elettronica, 50 giga di posta, potete avere la suite Office da installare sul PC. Questo non in tutti i licensing. Per esempio in Microsoft 365 Business Basic lì non ci sono gli applicativi di Office, ci sono nella Business Standard e nella Business Premium. Poi potete avere 1 tera di spazio per ogni vostro utente per OneDrive, potete avere Teams, potete avere Forms, potete avere Stream, e chi più ne ha più ne metta. Il tutto ha un prezzo, guardiamo il Business Basic, che è bassissimo per utente mese, e quindi questo è un po' il vantaggio di utilizzare Microsoft 365, quindi una sottoscrizione con un costo molto basso, però che ti dà l'accesso a tantissimi servizi. Vi assicuro che SharePoint Online in termini di funzionalità è molto avanti rispetto alle versioni on-prem. Perché? Perché è semplice anche questo. SharePoint Online può essere aggiornato con più facilità, e di fatto Microsoft lo aggiorna con più frequenza. Più o meno la cadenza di aggiornamento sono aggiornamenti ogni 1 o 2 settimane, quindi una frequenza molto alta, mentre invece SharePoint on-prem deve essere aggiornato con una cadenza più ampia, perché si tratta di chiedere agli amministratori IT delle nostre aziende di aggiornare un prodotto sulle proprie macchine, quindi di fare un'attività manuale, mentre invece su SharePoint Online l'aggiornamento è a carico di Microsoft. E questo è un po' il benefit che si ha su soluzioni software as a service, PaaS e così via. SharePoint Online poi è compreso anche nei piani invece per aziende un po' più grandi, quindi i famosi piani Enterprise. Anche qua c'è un piano che non lo contiene, che si chiama Microsoft 365 Apps for Enterprise. Questo piano contiene solo gli applicativi di Office da installare sul PC per tutte quelle aziende che hanno più di 300 utenti. La principale differenza tra questi piani Enterprise e i piani Business che abbiamo appena visto invece è che piani Business possono essere utilizzati solo da aziende che hanno meno di 300 persone con licenze assegnate, mentre invece i piani Enterprise devono essere utilizzati da tutte quelle aziende che hanno più di 300 persone. Ecco, nei piani Enterprise vediamo Office 365 E1, Office 365 E3, Office 365 E5, che contengono tutte, dalla prima all'ultima, anche loro SharePoint Online. Eccolo qua, è nell'area Social Network e Intranet. In questo caso SharePoint Online viene accomunato a Yammer e a Viva Connections, perché di fatto rappresentano strumenti che vengono utilizzati per il medesimo scopo, cioè quello di fare comunicazione interna, engagement delle proprie persone, archiviazione di documenti, eccetera eccetera. Ok? Ci sono però dei piani anche per il solo utilizzo di SharePoint Online, quindi vengono chiamati SharePoint Online piano 1 e SharePoint Online piano 2, che servono in tutti quei casi in cui magari si vuole dare l'accesso alla intranet oppure al sistema documentale che è stato messo in piedi in azienda con SharePoint Online a quelle persone che devono fare solo quello, senza avere la necessità di usare la posta o di accedere a Teams o di usare Office sul PC. In queste applicazioni
diciamo, in questi piani ci sono anche compresi il piano di OneDrive, quindi un terabyte per ogni utente che, a cui viene assegnato questo tipo di licenza, più la possibilità di utilizzare List. List di fatto è un altro dei prodotti che è un po' stato una branchia di SharePoint Online. Fondamentalmente hanno dato un nome a quella che era una funzionalità che invece era core appunto di SharePoint Online, le liste, le anagrafiche. Anche qui vi rimando al mio video sulle funzionalità principali di SharePoint Online, perché lì andiamo proprio nel dettaglio di questa feature. In questo caso, se state valutando queste opzioni, occhio un po' al pricing, perché come vedete, se siete una piccola e media impresa e scegliete uno SharePoint Online piano 1, fate presto il conto che, diciamo, aggiungendo un euro potete prendere la Microsoft 365 Business Basic, dove sono inclusi tutti questi servizi. Quindi oltre a SharePoint potete usare la posta, Teams e tutto il resto. Ecco, con questi piani, sia i piani SharePoint P1 o P2, sia con le business, Microsoft 365 Business, quindi per le piccole e medie imprese, sia i piani delle grandi aziende, ricevete, oltre a tutte le funzionalità di SharePoint Online, un tot di spazio. E questo spazio viene calcolato da questa formula: un tera per ogni azienda, quindi per ogni tenant, e più 10 giga per ogni utente con licenza. Quindi, per esempio, se assegnate a 5 persone una licenza SharePoint Online piano 1, avete un tera più 50 giga di spazio. Ovviamente più persone con licenza, più spazio alla fine avrete. E questo vale sia per i piani per le piccole e medie imprese, sia per i piani con le grandi imprese. Un ultimo bit, di fatto questo è il pricing di SharePoint Online. Non c'è altro, è molto semplice. Infatti, come vi dicevo, per una piccola e media impresa la scelta tra SharePoint Server e SharePoint Online è praticamente molto semplice. Per una grande impresa invece va fatta, ovviamente, anche sulla base del numero di utenti, no? Totali che ci sono, ma anche magari su alcune tematiche, come per esempio l'azienda, non so, ha delle particolari restrizioni sulla posizione dei dati che devono essere per forza nel suo perimetro interno, e allora vabbè, la scelta di SharePoint Online è esclusa, perché i dati di SharePoint Online invece stanno nei data center cloud di Microsoft, e sono in giro per l'Europa, se scegliete appunto Europa come la zona per il vostro tenant Microsoft 365. Quindi queste sono un po' le scelte da fare. Ecco, come ultimo bit vi volevo dire che una licenza SharePoint Online la potete acquistare tramite Microsoft con carta di credito, la potete acquistare oppure da un rivenditore, un partner Microsoft, in modalità CSP, che sta per Cloud Solution Provider. Noi siamo un CSP, e vi volevo dire che tramite office365italia.com trovate anche qui, diciamo, tutti i nostri pezzi. Noi diamo delle informazioni in più per scegliere la tipologia di licenze, quindi si riesce a capire cosa ha una licenza rispetto a cosa non ha. Ma la cosa più importante è che per tutte le aziende che ci sono due cose importanti in realtà. La prima è che per tutte le aziende che decidono di acquistare tramite noi una licenza di SharePoint Online o una qualsiasi licenza della suite Microsoft 365, potete avere gratis tutti i nostri videocorsi, quindi tutta la nostra formazione. Noi abbiamo oltre 40 ore di videocorsi che servono ad adottare Microsoft 365 in azienda. La seconda informazione molto importante è che rispetto al pricing di Microsoft riusciamo a fare qualche sconto. Ok? Benissimo. Con questo ho finito. Se avete domande sui costi di SharePoint Online, sullo spazio, sui limiti, le capabilities o qualsiasi cosa, scrivete pure nei commenti